Ciao a tutti amici e benvenuti nel canale. Allora, stamattina Sami aveva l'appuntamento dal dentista e quindi l'ho appena accompagnata e adesso sono venuto a casa, ma dato che sono le 11:20 praticamente devo preparare il pranzo e quindi mi sono attrezzato con scalogno e pancetta affumicata per fare una sbrigativissima matriciana al volo. E, vabbè, io ve lo ricordo sempre ragazzi, se volete sostenere il canale iscrivetevi, azionate la campanellina e lasciate like subito al video, e quindi non ci resta che preparare al volo questa matriciana. Ok amici, la tavola è apparecchiata, Sami mi ha appena chiamato, mi ha detto che ha fatto. Il sugo qui sta andando molto lentamente, con la fiamma proprio al minimo. Non mi resta che andare a prenderla, venire a casa e mangiare finalmente. A dopo! Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. In questa clip sarò contentissima perché finalmente ho finito con il dentista, basta, fatto. Ho sentito un po' di dolore, calcolate che mi ha dato anche la possibilità di farmi l'anestesia al dente, perché vedeva che comunque era un lavoretto un po' dove c'era il nervetto che dava fastidio, però lui mi ha detto però tante donne non se la fanno fare, soprattutto per il primo figlio, perché hanno paura. Io ho detto ecco, bravo, nemmeno io me la faccio fare, resisto, e niente, perciò senza anestesia pure stavolta, denti curati. Sono contenta, vedo l'ora che arriva questo momento, che questa mattina ero un po' stranita, infatti non ho iniziato il vlog, l'ha iniziato direttamente Giordano una volta che io stessi là e basta. Spero di non essere contenta a vuoto come tutti gli altri 3-4 giorni passati, perché oggi arriva la culla, raga, oggi arriva, secondo me dai, arriva dopo pranzo, mo? Sì. Poi il mio maritino, raga, mi sta a fare una matriciana, ho una fame che mi è più affine. E niente, attendiamo insieme la culla, tanto adesso io mi stravacco sul divano e mi monto il video che andrà online questa sera. Ci siamo! Eccola! Si intravede? Finalmente ecco la culla. C'è Giordano che sta facendo su e giù a prendere il pacco, che sono 3 pacchi da, oddio, da 20 kg, una cosa del genere, comunque in tutto 58 kg di culla. Io purtroppo, raga, non gli posso dare una mano, ma mi sono incollata il materasso con tutti i tessili, sarebbero i paravolti. Ma adesso ci riguarderemo per bene, perché ripeto, se non ve l'ho detto, io non mi ricordo, raga, io parlo, perché parlo come parlo con voi, parlo con mia zia, con mia mamma, ormai i discorsi sono solo questi, perciò non mi ricordo se nei video vi ho già detto che io comunque questa roba l'ho presa in un sito che non conosco e avevo paura che fosse una truffa. È un po' tranquillizzato il fatto che comunque potevo pagare alla consegna, però ovviamente il corriere non ti fa vedere cosa c'è dentro, i soldi se li prende e basta. Comunque sia, ho trovato una bella offerta e Giordano carino lo sento proprio faticare. Ma che stai dicendo? Che? È tutto un pezzo? Un po' che quanto pesa sto coso. No, amore, da solo. Allora, fate vedere come. Fa vedere. No. Che imballaggio di merda. No. Mo tu dimmi uno. Aspetta, fammi di sta cosa. Tu dimmi uno come fanno a c'è pregiudizi verso quel paese là. Senti quanto pesa poi. Io struscio. Io che posso morire. Uff.
Comunque, vedete, raga, comunque c'è arrivato da un sito. Ora faccio comunque le foto prima di spacchettarlo, in modo tale che se c'è qualche problema ho le prove prima. Vedo un attimo la situazione e vi faccio partecipi comunque. Ok, dopo aver fatto comunque le varie foto video, possiamo scartare e vedere se e vedere che il tutto sia intatto. Piano, piano. Beh, speriamo che di cacca sia soltanto l'imballaggio. Speriamo. Speriamo. A me siccome è legno. Ecco, già questa è chiata. Vabbè. No, è normale, hanno tirato una fascia ai muri. Sticchiato. È normale, ma si può imballare una cosa qua? Ma si può non imballare cose così? No, no, bruttissimo. L'imballaggio è proprio bruttissimo. Cioè questo ha fatto sto lavoro, gente che non ha mai fatto un lavoro del genere. Si vede proprio. Cioè guarda questo, c'è in mano. Cioè oh, ma non stiamo rendendo. Non balli così, questo fa così e sfila. Oh. Io ogni volta che spedisco qualcosa faccio l'imballaggio a pennello, consumo rotoli e rotoli e rotoli di carta. Vabbè però piano, amore. Allora, io so fatto quello che sto facendo, te preoccupa. Io non rovino niente, quanto è carino? Ah, c'è? Questo è destoppa, no, questo. Quanto è carino? Ah, ok, certo, questo mi interessava. Poi è roba delicata. Ok, ok, c'è. Ok. Questa è la cosa che mi interessava di più, dico la verità, raga. Ho scelto sta culla proprio per questo sacchiotto. Occhio, e avevo paura. Prima, Avevo paura che non mi arrivasse con questo, non so il perché. Occhio dietro. Dai, no, comunque. Questa c'è le fiancatine. Comunque è della marca Herbesi. Sì, sì, no, ma si vede. No, che... sì, dai. Che è roba di qualità, però l'imballaggio fa cagare proprio. Questa no, è lettino solo. Ma scusami, noi non possiamo dare colpa. No, allora. Al negoziante, se i corrieri poi fanno come gli pare. Allora, io negoziante faccio. Io sono quello che si occupa dell'imballaggio. Se la scatola fa cacare, perché questa è la scatola dell'azienda che ha venduto il prodotto, ok? Non è fatta per fare 15 spedizioni. Questi sono intermediari, fanno 15 spedizioni. Lo rimballi. Se vedi che ti hanno spedito una cosa che ti si è spappolata. Ah, tu non dici che lo magari. Lo rimballerei! Sì, ma tu non dici che quella botta. Dai, io. Oh no! No. Mo' sperando che non è una parte in vista. Cioè, guardate qua. Vabbè. Cioè, meno male che Samantha è presente perché lei poteva benissimamente darmi la colpa a me, eh. Se tu adesso non c'eri. Avessi visto una cosa del genere, avresti detto ah, stavo te che fa sto danno. Vabbè. Adesso voglio vedere anche i tessili però, Certo. È importante. E poi voglio dire pure un'altra cosa. I tessili si possono spedire così, Come devono essere spediti? Dentro una confezione, una scatola! Una scatola, una cazzo di scatola! Se io spedisco la roba venduta subito così. Ma cosa mi fanno a me? Ma te lasciano le recensioni negative, oh! Sì, questa ha fatto il giro suo. Queste le copertine. No, sono i paracolpi. Che va tutto intorno alla culla. E questo. Che c'è da vedere? Niente. Questo è sfoderabile, lavabile, sì, c'è sì, tutto sì, intorno. Sì, vabbè. Vabbè dai raga, comunque tutto sommato la culla è lei, adesso la cerchiamo di montare. Comunque dai raga, tutto sommato la spedizione, l'imballaggio non ci è piaciuto, però quella è la culla, adesso montiamo e vediamo com'è. Cioè, comunque la culla è quella che ho scelto io, è arrivata, tutto a posto, però l'imballaggio lascia un po' a desiderare, perché c'era proprio, avete visto bene, l'imballaggio proprio gli mancava un pezzo di cartone, che se avesse dato qualche botta proprio lì ti sarebbe arrivata proprio sticchiata proprio di brutto. Per fortuna c'è solo quelle piccole marcature, pazienza, però comunque non è che ce l'abbiano regalata, eh? Cioè sì, ce l'hanno regalata non il sito, ma ce l'hanno regalata i miei nonni, che sarebbero i bisnonni di Sofia. Ehi sta mamma, dove ci dormirai per parecchi mesi?
pure un annetto, penso. No, vabbè, raga, io parlo ancora da ignorante, non mi ricordo. Vabbè, un anno ci vogliono fare entrare la culla. Finché c'entri, amore di mammina tua. E visto che seguono anche loro i nostri video, vi mando un grosso bacione. Sofia, mamma e papà vi ringraziano tantissimo. Grazie nonni. Sì. O bisnonni. Nonno mio e nonna mia, proprio bisnonni loro. Certo. Vabbè, raga, adesso noi usciamo un attimino che ci sta ancora uno specchio di sole, anche perché devo andare a comprare degli integratori che per forza di cose domani mattina mi servono. E poi ritorniamo a casa e la montiamo, anche perché tanto questa penso che sia molto sbrigativa, tutti i pezzi di legno. Papino che dice? Papino è un po' amareggiato, perché lui odia quando le cose vengono fatte a cazzo di cane. Ah, c'ha ragione, è venuta direttamente con Erbesi, perciò non sa di loro. Però loro, però loro potevano cambiare la scatola. Quello che dico io. Vabbè, lasciamo perdere, che io avevo una mancanza di rispetto in questo caso, quindi lasciamo stare. Pure perché insomma non è... È costata, non è quotatino, comunque, insomma, sì, non è che abbiamo preso outlet a due lire. No. Abbiamo pagato a prezzo pieno. Ma non vuol dire niente poi, è una questione di principi. No, dai, no, di rispetto, cose, non è il per prezzo. Bene. Perché se io vado a spedire domani in cuscino, con la busta sola non me la prendono a me. Capito? È vero, so. Fanno cioè, praticamente non mi è piaciuto che questa roba qui, comunque sia, è stata sempre trascinata. Sì, nel furgone del tizio. Ma questa qua, ma devo fare. Hanno messo sto nastro perché? Perché hanno messo sto nastro? Sto nastro qui davanti. No, non si vedeva. Sì, perché sì. Secondo me è tagliata. Queste, a parte, vabbè, è ovvio che vanno lavate, stralavate, però. Vabbè, amareggiato. Le buste. Sì, perché magari qualcuno poteva trascinare, rompisi questa. Si poteva tagliare, si poteva essere... Ma questo allora, è un coso, poi che lì è successo così. È quello che so di io. Cioè, vabbè. Questo è materasso, voglio dire. Vabbè, dai, amore mio, tranquillo. No. Tanto mo lavamo tutto, è tutto a posto, sì. Dai. Voi nemmeno ve ne siete accorti, ma noi intanto siamo usciti. Abbiamo fatto dei giretti, perché devo riprendere... Un po' vedete, era questo. Sì, mi ha detto che è diviso in due, uno la mattina e uno la sera. Ah, ok. Non ho fatto spiega. Ok, sì. Questi qua che mi sono finiti. Poi, con la scusa, vado a te. Guardatelo. Questa è la faccia di uno che ha fame. Si morì. Ma è giusto, eh? Buono. In tutto ciò ancora non abbiamo montato la culla e sono le 6, ma adesso lo faremo immediatamente. E poi ho trovato il mio mascara, cioè la crema, la maschera dei capelli ancora no, però questo ho rimediato. Sono andato in un altro negozietto che vendevano Astra, questo è il mio mascara preferito, faccio delle ciglia pazzesche, costa 6,90 euro una cavolata. Vabbè, namo, è più stallone, no. Sta famiglia voglio dei più stelle pure a me, però non li posso mangiare. A meno che non siano cotti. Stasera petto di pollo. Ah. Vai amo. Ed ecco qua, anche la culla sta prendendo forma. Facendo le cose con estrema calma e tranquillità, onde evitare di danneggiare di più. Ulteriormente. No, amo, sta fa. Muore nuova sopra. Perché loro ti dicono. Qua, vedi? C da mettere dentro A e tirare su. Vai così. E sfondi tutto. Che non so se ho messo così. Eccolo. Ma così si abbassa. Aaron! A papà gli serve un aiuto! No, per carità. Raga, voi immaginate a prendere adesso Aaron. Sai quanto se ne nervosisce Giordi che va lì a mozzicargli le orecchiette, eh? Pure, andava tirato su. Allora, ho messo tutto dritto? Occhio, guardate quanto è carina. Tranne questo qua, tutto il resto è dritto. È pucciosa. Mi piaceva tanto a me questo orsacchiettino. Questo fiocchettino rosa. E questa... Questa sono io orsa e poi c'è Sofia mini orsa. E tu dove stai, amo? Io non ci sto. Stai a pesca? Sto a pesca io, sì. Con tre cuoricini. Tutta rosa. Lo vediamo. Bellissimo. Aia.
Comunque ci abbiamo messo un po' di più perché abbiamo alzato questa qui, ma sicuramente l'essere basso servirà nel momento in cui la bambina comincia a mettersi in piedi, in modo tale da non farla scavalcare. Però quando ce la metteremo sicuramente ancora in piedi non si alzerà, almeno saremo facilitati, e Giordano essendo bassissimi, per poterla appoggiare tranquillamente, che qui ci arriviamo e giù in fondo poi non so come faremo, raga. Mi tocca mettermi qualche palanca sotto i piedi per metterla, mo. Sono come quel video del TikTok che la mamma è entrata dentro con tutta la ragazzina e mia mamma ne sa qualcosa, perché questi video me li manda lei. Ora siamo passati al montaggio dei cassettoni. Vedete, raga, questa è la parte, diciamo, sticchiata del cassettone. Pure questa, anche qui. No, sì. Posso dire, ma queste ci hanno tirato proprio dentro. Sì, scatole devono averci una certa conformità, diciamo, perché ma non tutto se si tratta di legno, perché comunque è rivestito di bianco, ma è tutto legno, dai. Ma è truciolato, ditti di. Appunto, devi fare il polistirolo. No, amo, tutte queste angoletti qua, no? Ah, vanno ballati quei controcoglioni. Sì, infatti, raga, non c'è stato niente. Ma con polistirolo, cioè, non. No. Che comunque sia, questa non è colpa del sito, questa è colpa di Erbesi, che proprio così gliel'ha mandato al sito. Il sito, la colpa che ha potuto avere è che magari in quel buco grosso che mancava proprio il cartone lo poteva anche solo rattoppare, questo poteva avere la colpa. Poi come il corriere tratta i pacchi, però vabbè, sono talmente cose piccoline che non mi sento di rimandarglielo indietro a rispettare un'altra volta, perché tanto non sai nemmeno come sarà quello che, sì, che ti arriverà. Sono piccole stupidate che mo questo tanto è in cassettone, va lì sotto e sti cavoli e basta. Allora, sti cavoli noi, sti cavoli quello, sti cavoli quell'altro, intanto ditti di lì accampato, capito? E altra gente che magari è onesta, poi, sta aprendo il culo. Ad esempio, non so se siete alla videocamera, vedete qua, è proprio sporco, tipo, e non è così, tipo ammuffito. Cioè, sì, no, ma questo è come se avesse preso l'acqua. Bravo, è come se avesse preso l'acqua, tipo che c'era il la polvere, e è tutto colato, è tutto sporco. Vabbè, che io adesso lo pulirò, ma mi auguro che si toglie. Tipo, ad esempio, l'ho visto prima, dove pure? Non era di qua? Ah, ecco, di qua. Qua. No, di qua, lo vedete? Quando la videocamera si vede lieve, però effettivamente. Ecco, guardate qua. Ah, qua. Eccolo qua. Vedete qua, tutto qua. Che, vi ripeto, fa niente. Questo adesso si pulisce e si lava, però se la gente manda roba qua in queste condizioni. Sì, fa che l'avevo fatto io. Sai che palle che mi hanno fatto? Se l'avessi fatto io. Comunque, ragazzi, il complesso è molto carina, che gli vuol dire, comunque è di un marchio ben noto. Vai, piano piano. Io poi la prendo con Giordano. Piano. Ok, ci siamo riusciti in due. Mettiamoci un materasso. Poi un'altra cosa, vedete che qui è sgarrato, qui è bucato e infatti qui è macchiato questo qui, vedete? Perché come ho detto io, sicuramente l'hanno trascinato, non avendolo messo dentro a un cartone, ma questo ha viaggiato in questa maniera, tra uno struscio e un altro, è andato a finire qualche stangoletta strusciato per terra. Ora pure qui, sti cavoli, tanto ci metterò, come si chiama? La febbre. Come si chiama, vabbè. Lenzuolo. Sì, vabbè. Il lenzuolo, tanto è sfoderabile se lava, però non si possono fare sti imballaggi del cavolo, raga. Ma siamo spediti solo che la busta così? Io non lo so se li spediscono così. Che morte, a me hanno sempre rotto i coglioni, buste che non ci devono stare, a meno che ne è un pezzettino piccolo, proprio un ricambietto piccolo. Vabbè, dai, mettiamo su. Aspetta, lo lasci così? Certo. Sì, lascio così, però. Tanto tocca lavare. Io voglio spostare sta roba e voglio appoggiarla qua. Però questa, tocca mettere qui, i paracolpi. Mi fai vedere, niente, non ho visto. Io procediamo in su. Allora, abbiamo dato una mezza sistemata alla veloce. Giusto per farvi vedere non il casino, però tutto da sistemare. Allora, questa qui è la culla, eccola qua, con l'orsacchettino,
e con questo qua, che poi il colore, amo, sto rosa ci sta bene con le lenzuole, è con la tenda, non è un altro rosa diverso, comunque sì. Ci assomiglia tantissimo. Comunque questa è la culla, ma noi l'abbiamo messa un po' così, calcolate che è da lavare tutto quanto, adesso tanto non ce ne importa niente. Perciò la culla in linea di massima va qua, calcolate che qui ci abbiamo comprato tanti stickers da mettere sopra, sempre in tema orsacchiotto, però l'orsacchiotto è marroncino, non è rosa, però tutte le cosette sì. E poi qui abbiamo questo qua, e questi qui li abbiamo un attimo appoggiati qua, giusto, vi ripeto, per sistemare, per farvi vedere sistemato a voi. Diciamo che è una cameretta con la predisposizione per una bambina grande. Sì, perché se voi guardate, questo è tutto piccolino, piccolino, carino, cuccioso, armadio già da adolescente. Vabbè, però questa qui dell'IKEA è proprio una genialata, secondo me. Diventa una scrivania. Perché poi diventa una scrivania, quindi sì. È buona pure quando dovrà studiare. All'elementare, ancora è carina questa. Elementari, barra, medie, pure superiore, perché no? Ah, ma vattene. Tanto guarda che non è come quando eravamo giovani noi. Questi studieranno tutte col pad, non ci avranno uno zaino che ti spacca la schiena con 200.000 libri. Ci avranno un cavolo di pad dove studiano. Quindi qui è più che buono, guarda, perfetto proprio. Sì, ma voglia. Vabbè, comunque, quelli due devono sparire. Questo è, questa è la tenda e questa è la culla. Qui ovviamente è un bel tappeto, ci sta bene, giusto? Soddisfatti, sono soddisfatti. E questa è l'atmosfera che si crea. Eccola qua. Carina, carina, carina. E Sofia fa le ninne così, qua lucettina. Oh mamma, vieni qui che la culla. Ovviamente è tutta LED, ovviamente. Sì, che bello. Cioè noi da quando abbiamo restaurato questa casa, tutta l'illuminazione è LED. E risparmio sì, energetico. Sì, sì. Sì, vabbè, però non è che io accendo questa per dormire. No, io sto di tutta casa. Perché, però quella lì, volendo, si può tenerci tutta la notte perché è LED. Pure sì, sì, ma che gli fa, amore mio? Non è che è lampadina di 200 anni fa, no, ne buio questo che no. Che consuma un botto, che brucia, c'è rischio incendio. Tutto preciso. Comunque, troppo bello. Sì, mi piace tantissimo. Ancora grazie nonni per questo bel regalo che bello. Sofia usufruirà parecchio. Bello, sì, soddisfatto. Bellissimo. Il nostro nido d'amore. Basta. Dopo aver cazzeggiato io e Giordano un po'. Sei a preparare la cena, eh? Un beh, pochettino qua, no, vado a prendere il brioschi, giusto proprio 2-2, che a me stranamente mi fa, c'ho un'acidità di stomaco, regà, che spegni la luce, amore mio, che vi giuro mi sto strozzando, perché quando arriva qua su brucia e mi strozzo, perciò io che faccio? Mi prendo proprio 2-2 di queste, senza acqua, mi sparisce, cioè fortunatamente... Mangi le caramelle, fammi fare una domanda. Aspetta, tiè. Ah, volevo fare una domanda perché sennò te me l'ha bocciata come tutte le cose che mi boccia. Sei bucciato? No, sei bucciardo, non è vero, ho detto carino, fallo. Faccio? Sì. Quindi mo posso fa quello che mi pare adesso, da adesso in poi. A sta clip. Fa questo? Allora, io ho pensato, raga, se vi piace, questo carattere qua. Tutto bello. E sulla I ci metto questo cuoricino qui, sì. Ovviamente, per fare la scritta sulla porta di Sofia, di legno. Sì? Scritta no, di come legno? La scritta di legno. Ah, fai? Ah, tipo questa prendere. Qua, raga. Tipo questa qui, home. Fatta bene da me perché io la voglio fare col tornio. Vabbè, sto scherzando. La voglio fare io. E vediamo. Secondo voi, fatemi sapere nei commenti se è una cosa che vi piace oppure no. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale e lasciate like. Madonna, raga. Cioè, io se elemosina non la faccio mai. Tra lui non che è piace. È che tu devi chiedere, amore mio. E devo chiedere, va bene. Allora, ragazzi, per voi che state guardando, che ecco, c'è pure scaricata la lucina. Per voi che ci state guardando e non siete ancora iscritti al canale, perché sappiamo che tante persone ci seguono senza essere iscritti. Ma perché? Questi qua sostenerci. Questi qua sono capelli che sono piccolini, stanno crescendo con la gravidanza, però giù non mi ci stanno perché essendo riccia. Perciò tu che ci stai guardando e non sei ancora iscritta, iscriviti al canale, per te è gratis, mentre a noi fa piacere per la crescita del canale. No?
grazie. Tu già ti sei preso il brioschi, perché stai qua? Mi vuoi la cena, via? Ma mo, tiro fuori la carne, va? Io vado a mettere a posto sta roba. Dai, mo, io vado a mettere in pigiama. E niente, io termino qua questo video. Tanto lo scopo era soltanto ormai per principio di montare questa culla. Sono 3-4 giorni che vi dico domani, invece finalmente eccolo domani. Oh, visto? Eccolo il giorno. Visto, l'abbiamo montata, quello è il risultato della cameretta. Mancano gli stickers, ma ve le faremo vedere. Tre bella il tino, come? La videocamera so carina. Io no, sono un'ombra scura questa. Mi devo cominciare a fare la barba. Raga, dite a Samantha che io mi devo fare la barba proprio calametta, perché con la macchinetta solo non rende, rimango sempre scuro. Invece se me la facessi a pelle, sei un bambino dopo. E sti cavoli, però intanto non mi danno 40 anni. Io non ho detto che c'ho 40 anni per l'ultima volta. No, sei più scheletto nella realtà. Anzi, io ho detto che c'ho 40 anni l'ultima volta che gli ho chiesto quanti anni c'avevo, secondo loro. 40 come cucinava, levate. Vabbè, comunque, bacione, raga, al prossimo video, ciao! Ciao!